Posso dire tranquillamente, senza nemmeno atteggiarmi più di tanto, che ho conosciuto davvero tante persone in Inghilterra, compreso tante ragazze. C'è un fenomeno che colpisce soprattutto le ragazze quando arrivano a Londra, si sentono estremamente sole. Passate, diciamo, il primo periodo di wow, sto a Londra, da qua, da là, mi diverto, patatunz, si devono assolutamente ammogliare. Loro ne sono inconsapevoli. Però dentro sentono quel terribile sentimento di solitudine, quella terribile sensazione di solitudine che devono necessariamente colmare. Io ho avuto tantissime possibilità di fidanzarmi con delle persone, con delle ragazze che, ve lo giuro, ragazzi, dicevano di amarmi, ma io ne ero sicurissimo che non era così, ma sicuro al 100%. Perché ero giunto alla conclusione che se Nocciolino si fosse spostato e lì di fronte ci fosse stato magari un'altra persona, una qualsiasi altra persona, avrebbero detto lo stesso. Erano persone che però erano convintissime mentre me lo dicevano. Ho avuto possibilità che ho stracciato e magari qualcuno potrebbe dire tu sei stata pazza. È veramente tante, ma tante, ma tante, ma tante. Se sei una ragazza, quindi ti invito a non avere questo atteggiamento, anche perché meglio soli che mal accompagnati. Spesso e volentieri vi vorrete sentire tutelate, protette, coccolate, ci sta tutto. Io lo capisco perché anche noi uomini desideriamo questo. Ma è altrettanto vero che se vi mettete la persona sbagliata vicino, in questo caso io per quelle ragazze lo ero sicuramente, non potrete cavare un ragno dal buco, non potrete fare niente di positivo. Quindi che cosa succederà? Tendenzialmente, senza peli sulla lingua, vi assicuro che sarete usate, è una parola brutta, ma comunque non otterrete la relazione che state cercando. Ci siamo spiegati? E se siete ragazzi, non fate i pezzi di merda, non andate a letto con una ragazza semplicemente perché capite che è un momento molto delicato. Tanto il mondo se ne cade di femmine, se ne cade di ragazze che sono coscienti assolutamente di quello che stanno facendo. Quindi se state cercando una notte di sesso, per intenderci, fatela sì, ma con una persona che ne è cosciente, no? Con una che sta così e si sente sola e pensa dopo 3 giorni di aver trovato l'amore della sua vita perché sta a Londra e ha bisogno davvero di qualcuno sul quale contare. Pensateci.